La famiglia di Megan Fox e Machine Gun Kelly si allarga. L'attrice, 38 anni, e il suo fidanzato Rocker, 34 anni, aspettano il loro primo figlio insieme, ha annunciato la Fox su Instagram lunedì 11 novembre. Nel suo post, la star incinta culla il suo pancione mentre è ricoperta di liquido nero, taggando Kelly nella foto. In un altro scatto, la futura mamma di quattro figli mostra un test di gravidanza positivo. Nulla è mai veramente perduto. Bentornato angioletto carnagione abbastanza chiara cuore rosso, ha scritto nella didascalia del post, citando il testo della canzone di Kelly, Last November, una canzone che parla della perdita di una gravidanza passata tra lui e Fox. Questo sarà il quarto figlio di Megan Fox e il secondo di Machine Gun Kelly. Fox è già mamma dei figli Noah, 12 anni, Bodhi, 10 anni, e Journey, 8 anni, con l'ex marito Brian Austin Green, mentre Kelly è papà della figlia Kasie, 15 anni. L'attrice di Jennifer's Body e Kelly, vero nome Colson Baker, si sono incontrati per la prima volta sul set di Midnight in the Switchgrass a marzo 2020. I due hanno reso pubblica la loro relazione dopo che Fox è apparsa nel video musicale di Kelly, Bloody Valentine, a maggio 2020. Il video è uscito solo pochi giorni dopo che il suo ex Green aveva confermato la loro rottura dopo quasi 10 anni di matrimonio. Nel gennaio 2022, l'attrice ha annunciato il fidanzamento della coppia su Instagram, condividendo un video dell'artista di Born with Horn inginocchiato sotto un albero. A luglio 2020 eravamo seduti sotto questo albero di Banyan, ha scritto Fox nella didascalia del suo post. Abbiamo chiesto la magia, eravamo ignari del dolore che avremmo dovuto affrontare insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione avrebbe richiesto da parte nostra, ma inebriati dall'amore. E dal karma, la notizia è arrivata circa un anno dopo che Fox aveva condiviso che lei e Kelly avevano precedentemente sofferto di una perdita di gravidanza. Non ho mai attraversato niente del genere in vita mia, ha detto a Good Morning America, all'epoca. Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha spinto a intraprendere un viaggio molto selvaggio insieme.